ogni anno arriviamo sempre al termine del torneo, questo è il 13°, per ricordare la scomparsa di Ludovico. Pertanto do la parola al sindaco che vuole salutare a tutti e abbiamo anche la nostra senatrice. È stato un momento di sport, ma è stata anche la condivisione di emozioni e di grande commozione nel ricordo di Ludovico, ma anche nel ricordo di altri ragazzi che non sono qui fisicamente in mezzo a noi, ma che sono fra noi. E io voglio ricordare questi altri ragazzi: Giuseppe Gioia, Peppino Verrone, Savio Vairo, Mirko Nobile, Giuseppe Pennella, Umberto Miracchi, Francesco De Vita e anche Matteo Cammarano. L'organizzazione di questi momenti è importante. È importante perché ci fanno stare insieme, ma sono importanti questi momenti perché sono anche momenti in cui si recita l'inno alla vita. Grazie. Ludovico era un ragazzo per bene, educato, un calciatore di indubbio valore, che al calcio aveva dedicato la sua brevissima esistenza. E come tutti i campioni aveva fatto propri i valori e gli ideali dello sport e dell'agone calcistico, basati sul rispetto delle regole, sul rispetto dell'avversario e sull'entusiasmo e la freschezza giovanile che gli derivano da una classe limpida e cristallina. Queste doti innate emergevano ogni volta che aveva il pallone tra i piedi e con tocchi felpati e con ubriacanti dribbling lo mandava dove desiderava. Questa sera però dobbiamo registrare con immenso dolore un'altra importante assenza, quella del papà Enzo, suo primo tifoso che viveva le stesse emozioni del caro Ludovico, in campo e fuori. Gli aveva dedicato la propria vita e anche la sua prematura scomparsa è ascrivibile all'immenso dolore che la ripentina dipartita del figlio campione gli aveva procurato. Quel dolore mai sopito e mai sconfitto gli aveva irrimediabilmente minato l'esistenza. Desidero, io vedo fra i genitori di questi ragazzi, vedo c'è Pasquale, che desidero che si avvicini. Grazie a tutti, lo sport è quello che avvicina a tutti. Una targa ricorda la signorina Esther Ferruzzi. Targa SD Albanella. La targa ricorda al sindaco Renato Iosca. Alla senatrice Felice Caudiano, al vice sindaco Midarchi Pasquale, targa ricordo Rossella Vairo, la ritira il sindaco, e targa ricordo pure per me. Signore Michele Cammarano, possibilmente se si può avvicinare verso di noi, grazie. Ciao, buonasera, ciao.
Un ricordo ai due altri, Francesco e Radua. Voi no. Migliore squadra in campo, la più tranquilla che ha giocato in tutto il torneo, la squadra Merengue. Sono ragazzi educatissimi. Abbiamo il miglior gol che è stato fatto stasera da un grande amico che ha giocato insieme a Ludovico, ed è Roberto. Una sera però ha fatto l'inizio e alla fine. Allora, il miglior portiere di tutto il torneo è Umberto Peccatiello. Grande Samir. Capo cannoniere Pierugo Vivone. Siamo mandanesi. Il mio giocatore presente dall'inizio e alla fine del torneo, Cosimo Sandomau. Allora, terzo classificato, la squadra Young Boys, offerta da Plastic House. Seconda classificata, supermercato Vama, offerta al supermercato Vama. La prima classificata è la squadra Amici di Ludo, offerta da Pinto Camillo.